cittadina, pista e urbanizzazione che vengono rifatte completamente, tutto le urbanizzazioni credo dal 1958-59, da quel tempo là forse, anni 70. Quindi vengono rifatti tutti gli impianti elettrici, gli impianti di trasmissione di dati, quindi se viene in campo l'atletica che non ce ne sono molti, già informatizzato il possibile, poi pian piano aggiungeremo display, aggiungeremo cose per aumentare il livello di informatizzazione all'interno delle gare, quando ci sono le gare, quando ci sono le gare. E fino ad agosto finiti i lavori, il 23-24 di settembre ci sono i campionati italiani oro che torniamo a ospitare dopo il 2012, la Repubblica Cerenza, che è la massima manifestazione di società della quale sono le prime 12 squadre a livello nazionale, delle quali la Fraternanza ci fa parte, con entrambe sicuramente che vanno, quindi abbiamo avuto un anno competitivo abbastanza importante, interessante, con campionati con dei campioni italiani, quindi quasi quelli perché va fuori continuare a allenare con il professor Gigliotti, continua ad allenare leghe importanti. I lavori di preparazione della pista vengono fatti dalla ditta Arletti di Modena e dalla ditta Borsaro che fa gli impianti elettrici, mentre il materiale tecnico della pista viene fornito dalla Politan tedesca. Questo qui. La scelta delle ditte è venuta dopo una selezione di 12 ditte a livello nazionale, a livello europeo, e la trattativa si è conclusa con, riteniamo, un prezzo adeguato alla qualità dell'impianto che viene realizzato. È stato fatto un bando? Allora, i lavori della pista sono stati finanziati totalmente dalla Fraternanza. Quindi sono praticamente lavori fatti da un privato che ha praticamente donato con la realizzazione dei lavori, quindi ha fatto direttamente come Fraternanza l'affidamento e la selezione. Ok, ma con una formalità quasi da struttura pubblica. Sì, con una lettera d'invito, adesione di gradimento e apertura delle buste. Gara è stata fatta su progetto fatto dall'amministrazione comunale. Sì, il progetto è stato approvato dall'amministrazione comunale che poi in base alla convenzione decennale che è stata stipulata, poi è stato autorizzato il gestore che si è preso carico con oneri propri di fare i lavori per questo importo più o meno di 480.000 euro, poi ha proceduto lei agli affidamenti. Quindi allora la concessione decennale del comune è la convenzione di gestione. Allora è stata stipulata a marzo una convenzione di gestione decennale che prevede l'attività di gestione dell'impianto. E che prevede anche un impegno a riqualificare dal punto di vista impiantistico la struttura, proprio perché la struttura è stata ritenuta sia dalla FIDAL, Centro Tecnico di Elite per i Salti, il Mezzo Fondo e il Fondo. Da qui c'è un impegno da un lato dell'amministrazione che in questi anni si è presa l'impegno nel prossimo futuro di prevedere un raddoppio della palestra indoor. Da parte sua la Fraternanza si è presa l'impegno di realizzare con oneri propri, quindi facendo addirittura un mutuo per conto suo senza fideiussione del comune, quindi l'ha fatto, sono oneri completamente propri, la realizzazione di questi lavori che dovevano essere fatti anche in tempi molto brevi, perché per essere pronta la pista a fine settembre. Come gestore ha proceduto come privato a fare gli affidamenti, prevedendo però delle procedure di evidenza pubblica lo stesso.